Un capello nell'occhio. Ciao a tutte, oggi video dei prodotti finiti del mese di settembre. Uno dei video che mi piace di più sia girare che poi andare a guardare dalle altre ragazze, sia perché riesco con difficoltà a finire i prodotti, avendone comunque abbastanza da smaltire, io mi piace sperimentare sempre cose nuove, quindi faccio fatica a finire i prodotti, sia perché ho comunque una recensione più completa a 360 gradi di un prodotto, avendolo portato fino alla fine, fino a terminarlo. E quindi vi faccio vedere cosa ho finito in questo mese, sempre nella mia solita ciotola di vinile. Devo dire che sono stata abbastanza brava, no? Voi che dite? Iniziamo con questa crema qui, la crema della CBN, ve ne ho già parlato se non erro, sempre in un prodotti finiti. Ho acquistato il trattamento completo che consta di 28 bustine come questa qui, da 10 ml l'una, ed è una crema concentrata azione d'urto che si fa in un trattamento di 28 giorni, un trattamento di un mese, anticellulite e antismagliature. Io mi ci trovo benissimo, il costo è alto, bisogna dirlo, si aggira per un trattamento di un mese intorno ai 70 euro e appunto la confezione viene con 10 bustine come questa da 10 ml l'una. Io appunto mi ci trovo molto bene, ho riscontrato dei risultati che non ho mai trovato in nessun'altra crema anticellulite e antismagliature. Questa qui appunto sarebbe un trattamento d'urto per 28 giorni, ma io in realtà ho una bustina come questa di 10 ml applicandola su glutei e cosce, quindi fino al ginocchio, riesco ad utilizzarla in 2-3 giorni, quindi ecco, il costo viene un po' ammortizzato perché in questo modo non la utilizzo solo per un mese ma per 2, a volte anche 3 mesi, e soprattutto non l'applico tutti i giorni perché il trattamento d'urto vero e proprio l'ho già finito, questo è più un mantenimento per quanto mi riguarda, ma veramente io non ho mai provato una crema cellulite, anticellulite così valida, sarà anche il costo, che vi devo dire. Un campioncino che ho finito è questo qui di crema giandogliosa per il corpo della Neve Cosmetics. Ero stata molto tentata quando è uscita di acquistarla, ma poi l'ho ricevuta in campioncino con un ordine che avevo fatto da Farmacia Natura, se non erro, e quindi l'ho provata così. Amo molto i profumi dolci, ma devo dire la verità, questa di gianduia, di Nutella se vogliamo, non sa veramente per nulla. Ha un profumo dolce ma molto 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 neutro, l'ho trovato questo profumo. In più la consistenza devo dire mi è piaciuta, però credo sia una crema più adatta per il periodo estivo. Io l'ho provata quando avevo la pelle secca da post mare, quindi mi stavo scolorendo completamente, avevo la pelle molto secca e non bastava assolutamente, l'ho applicata, ma poi ho dovuto applicare un'ora dopo già un'altra crema perché secondo me è veramente poco idratante, poco nutriente. In più appunto il profumo non è niente di che, quindi meglio che non l'ho acquistata, e questo campioncino mi è bastato. Finiamo con i campioncini, sono stata fuori un weekend e ho deciso di portarmi questo shampoo delicato della Biofficina Toscana. Io non ho mai provato i loro prodotti per questioni di prezzo, perché il prezzo non è molto accessibile, soprattutto per quanto riguarda shampoo e balsamo, insomma spendere 10-11 euro non è nelle mie corde, a meno che io non li abbia, ecco insomma. E ho provato questo shampoo delicato, azione rinfrescante e lucidante, mi ci sono trovata bene, capelli morbidi, puliti, nonostante sia comunque uno shampoo ad azione delicata, ha pulito sufficientemente la mia cute che è tendenzialmente grassa, però ecco, non so dirvi di più, era solo un campioncino, cioè ho potuto fare solo uno shampoo, era da 8 ml, comunque i prodotti Biofficina Toscana sono certificati ICEA, sono totalmente eco-bio, quindi sicuramente li conoscerete meglio di me. Poi ho finito questo struccante della Geomar, questo struccante occhi lenitivo, 95% di origine naturale, con bio fiore di Altea, questo qui. Sono 150 ml e la scadenza è di 6 mesi, io l'avevo acquistato nel mese di agosto e l'ho già terminato perché appunto sono solo 150 ml. È uno struccante a base acquosa, un po' come fosse un'acqua micellare, e mi ci sono trovata molto bene. Se lo ritrovo lo ricompro sicuramente. È molto delicato, io ho la zona del contorno occhi e degli occhi in generale molto sensibile. Faccio fatica a trovare dei prodotti struccanti che mi strucchino a sufficienza, anche trucchi un po' più particolareggiati, senza però andare a irritarmi, senza però andare a bruciarmi la zona. Con questo qui mi sono trovata benissimo, veramente non avrei dato mai un soldo di fiducia alla Geomar come prodotti struccanti e delicati, insomma, non so,
L'ho sempre catalogata nella zona corpo, cellulite e fanghi. In realtà no, si vede, fanno anche questa linea. E mi sono trovata benissimo. L'avevo pagato appena 2 euro e quindi sì, se lo trovo lo ricompro sicuramente. In più, ultimamente sto utilizzando il mascara dei Real di Benefit, che era noto a tutte per il fatto di essere struccato molto con difficoltà. Dicono che si riesce a togliere solo con l'olio di cocco, ecco. Io con questo sono riuscita a struccare anche il dei Real di Benefit e quindi promossissimo, finito e lo ricomprerò. Ho terminato l'ennesima confezione di Batiste shampoo secco. Io utilizzo sempre questo, che è quello classico, sono 200 ml, è il nuovo formato, non so cosa sia cambiato da quello precedente, forse il packaging. Io mi ci trovo benissimo, ho provato anche altri shampoo secco, ma ritorno sempre a lui. Il costo è un po' elevato perché si aggira intorno ai 6 euro. Però mi dura abbastanza. Io lo utilizzo quando tra un lavaggio e l'altro voglio allungare il tempo di lavaggio, appunto. Invece che lavarlo un giorno sì, un giorno no, voglio resistere un giorno in più. E quando mi tiro sui capelli, faccio la coda, avendo i capelli tendenzialmente grassi, spruzzo un po' di shampoo secco, rimuovo tutto con una salvietta, un asciugamano umidificato e una bella spazzolata. E veramente i capelli sono più lucenti, più freschi, più profumati. Mi aiuta molto a me questo shampoo secco ad allungare i tempi di lavaggio e soprattutto credo sia una valida alternativa quando si ha poco tempo e si deve uscire e si hanno i capelli grassi. In materia trucco, ho finito questo mascara di Essence, il Get Big Lashes, nella versione non waterproof, nella versione quella normale. L'avevo acquistato anche questo intorno a luglio. Mi è piaciuto abbastanza, però nulla di che, se vi devo dire la verità. Non ho trovato questa grande azione volume. Questo è lo scovolino, abbastanza grande, abbastanza cicciotto e con questa forma un po' a oliva, se vogliamo. Fantasiosa io oggi. E in realtà ce ne sarebbe ancora un po' perché il prodotto, vedete, esce ancora, però non mi ci trovo molto bene perché con il passare delle applicazioni, con l'utilizzo, si è un po' raggrumato, si è un po' ispessita la consistenza e mi tende a sgretolarsi tutto qui sulla zona. Quindi, anche se non è completamente terminato, per quello che l'ho pagato, intorno ai 2-3 euro, ha fatto il suo utilizzo e non credo proprio che lo ricomprerò perché mi trovo molto meglio, a parte con il The Real di Benefit, che è stata una follia. Non sarà il mio mascara per sempre, purtroppo, perché il costo è proibitivo. Ma mi trovo molto meglio di Essence con il Lash Maniere Loaded e quindi continuerò con quello. Ho finito poi, si è finito da solo, se così vogliamo dire, questo illuminante della Pupa, il Luminous Touch China Doll Pearly Edition. Era appunto quell'edizione limitata China Doll, questo qui. È un illuminante in penna, come può essere il famosissimo Touche de Gladys Saint Laurent. Devo dire che l'ho utilizzato veramente poche volte questo illuminante, un po' perché non mi piaceva, era veramente poco discreto, aveva dei glitterozzi grossi così, che quindi quando lo mettevi era veramente tipo palla da discoteca. Un po' perché praticamente non esce già più il prodotto, non so se sono pochi gli ml, non so, sono 2,5 ml, in effetti sono un po' pochi. Però non so se si è seccato all'interno, fatalità, è terminato. Io sono contenta di gettarlo perché veramente non mi ci sono trovata affatto bene. Ho terminato poi una confezione di dischetti struccanti. Questi qui sono 70 dischetti struccanti, 100% cotone. La marca è questa qui, Consiglia per te. Li trovo all'acqua e sapone. E mi ci trovo veramente bene. Sono dei dischetti, quelli cuciti all'esterno, quindi che non lasciano i fili, non si sfaldano, però non costano eccessivamente. Mi ci strucco gli occhi e ci applico anche il latte detergente. Ho finito anche l'ennesima confezione di Splendor al Cocco. Ne avevo fatto una scorta quando l'avevo trovata in offerta e ora le sto cercando di smaltire, perché in realtà adesso non mi ci trovo particolarmente bene avendo i capelli abbastanza lunghi e le lunghezze abbastanza secche. Questo qui per me risulta poco idratante, poco nutriente, quindi magari lo utilizzo come impacco pre-shampoo, aggiungendo altri olietti, altri ingredienti nutrienti, oppure lo utilizzo come co-wash, come lavaggio co-wash insieme a un po' di zucchero. Ma insomma, sto cercando di smaltirli e questa è andata. Ho finito poi questo latte detergente più tonico all'olio d'argan della Fito Relax. La confezione è distrutta perché l'avevo da veramente tanto tempo, mi è durato un sacco. La scadenza era di 6 mesi dall'apertura e sono 250 ml. Mi ci sono trovata molto bene, mi sono trovata molto bene in generale con i prodotti Fito Relax, anche con la crema per il viso, sempre della stessa linea, l'olio d'argan. L'ho utilizzata tutto l'inverno e penso proprio che la ricomprerò quest'inverno perché è veramente la mia crema preferita. E questo prodotto mi è molto piaciuto come latte detergente perché ha una consistenza bella cremosa, va a struccare bene il viso, ma non lascia comunque la pelle né unticcia
né troppo grassa. Per me che ho la pelle mista questo è importante. Certo, ho sentito comunque l'esigenza di utilizzare un tonico dopo, nonostante questo sia latte detergente più tonico. Io ho sempre sentito l'esigenza di applicare anche un po' di tonico dopo, però comunque è un latte detergente valido. Gli ingredienti sono al 98% di origine naturale, non contiene parabeni, siliconi, oli minerali o coloranti. L'unica cosa che non mi è piaciuta è stato il packaging, perché è molto pratico l'erogatore in questo modo, che tu lo giri ed esce il prodotto, però non sono riuscita a finire completamente il prodotto. Non so se si vede in video, che ce n'è ancora un po', soprattutto da questa parte, se andate a depositare. C'è ancora un po' di prodotto che io dovrei tagliare la confezione. Non sono così paziente. Ho provato le ultime volte che facevo questo lavoro, levavo il tubetto e cercavo a forza di far scendere l'ultimo prodotto, ma no, non sono così volenterosa, sono abbastanza pigra. Quindi non credo che lo ricomprerò per questa questione, che non mi va di sprecare il prodotto che rimane sul fondo e non la trovo una confezione intelligentissima. Fito Relax, se tu mi stai mai ascoltando, se vedrai mai questo video, ecco, boh, secondo me cambia packaging. Ultimo prodotto che ho finito questo mese è stato questo Enne di Aromazone, l'Enne biondo. Sul capitolo Enne ci sarebbe da farne un video a parte, vi ho detto anche su Instagram, se vi può interessare vi faccio un video specifico su cui vi parlo, perché io sono anni e anni e anni che utilizzo l'Enne, l'ho utilizzato biondo, l'ho utilizzato castano, rosso, neutro, veramente l'ho passate tutte le fasi. Questo qui era nel biondo che avevo acquistato da Aromazone appunto quando avevo appena fatto lo chatouche, per ravvivare un po' i riflessi dello chatouche senza ricorrere a riflessanti ogni mese. Quindi una volta ogni tanto lo andavo a fare sulle punte e mi ravvivava un po' i riflessi biondi dello chatouche, della decolorazione, in più mi rinforzava per quel che fosse possibile il capello. Appunto, questi sono 250 grammi, la scadenza era del 2015, io sono riuscita a finirlo prima. L'ho utilizzato anche adesso su tutta la testa, abbinato a un Enne neutro per non andare a buttarlo, insomma. Era pur sempre un mix di erbette che fanno bene ai capelli, li fortificano, li rendono più lucidi, più voluminosi. Qui non vi so dire perché in realtà è tutto in francese, ma conteneva fiore di rosmarino, appunto camomilla, cassia obovata che è l'Enne neutro e altre varie piantine. E quindi questo qui è andato. Questi quindi erano tutti i prodotti che ho finito nel mese di settembre. Spero di esservi stata utile, spero di avervi fatto conoscere nuovi prodotti, di avervi comunque fatto passare questi 10 minuti in compagnia e spensieratezza. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!